Buonasera dalla Web TV Studios. Questa sera, per la 28esima edizione della Festa della Vita di Ennio Drovandi, siamo qui in una location molto bella, molto particolare, e sicuramente ne vedremo delle belle. Ma non vi ho detto dove siamo, ma siamo qui, ovviamente, al Magic Fly. A dopo! Allora, sono in compagnia di Ennio Drovandi, che non è questa sera il festeggiato, ma bensì l'ideatore della Festa della Vita. Una festa importante, Ennio. Beh, hai detto bene, insomma, io ormai metto la faccia, metto ormai l'ideazione di questo evento, che è l'unica festa al mondo dove si festeggia appunto la vita, come ha scritto il Times, il Paese, eccetera. Questo è il 28esimo anno, cioè 28 anni che abbia questo incidente 28 anni fa, e quindi ogni anno ho deciso di festeggiare la vita di questi anni. Ogni anno è un anno in più che io non avrei dovuto avere, quindi sono 28, sono fantastici, ed è diventata nel tempo appunto questo evento con centinaia di persone. Quest'anno siamo al Magic Fly, che ci ospita, un posto divertentissimo, molto carino, e quindi con grande contentezza. Ma appunto non è la mia festa, ma è la festa di tutti. In realtà è la festa di tutti noi, ma tu ci hai dato il là per ricordarci che la vita è una cosa bellissima ed importante. Beh sì, io come dico sempre, la vita è quella cosa meravigliosa e stupenda che ci accade, ci succede ogni giorno mentre siamo intenti e preoccupati a pensare ad altro. E quindi anche stasera, nella mia riflessione, pensavo mentre venivo qua, dico, beh, vedi, dall'anno scorso a quest'anno quanti problemi ho avuto, come tutti, quante disperazioni, disoccupazioni, qualsiasi cosa che uno possa aver avuto, ma comunque sono ancora qua. È già questo per me è il top, quindi già questo mi fa dire, ok, ogni volta che ci penso, ho un problema, penso sempre a questo, e dico sempre, ma quanta gente che adesso non c'è più vorrebbe avere i miei problemi? Quelli che non ci sono più li vorrebbero averli per esserci. Allora io già ci sono, mi sembra straordinario. Ed è straordinario, grazie Ennio Drovandi. Ciao a tutti, buonasera. Ce l'abbiamo fatta, siamo sempre qui alla Festa della Vita. Io sono in compagnia di Ciro Valletta, buonasera Ciro. Buonasera. Ma io voglio sapere una cosa, io so che sta ripartendo un progetto, io so che tu fai parte di un progetto molto bello e molto importante, e vorrei che ne parlassi proprio tu. Allora, praticamente è un progetto nuovo della Sud Eventi Show, perché prima era solo Sud Eventi, adesso è una ricostruzione di un qualcosa di bello, eventi importanti, categorie importanti, e di fare alcune, diciamo, feste in segno della nobiltà e dell'umiltà del... Ma quindi sarò invitata anch'io? Certamente, sarei invitata sicuramente. Quindi io non posso mancare? No, non puoi mancare, assolutamente. Senti, ma questa è una serata importante, vogliamo lanciare subito un messaggio ad Ennio Drovandi, che è ideatore della Festa della Vita. Veramente un'idea geniale, direi. Allora, praticamente è un grande evento mondiale, perché so che è l'unico evento mondiale, la Festa della Vita, che poi la vita è una cosa bellissima, come dice lui, che non bisogna perdere neanche un istante di quello che accade nella vita, quindi coccolare e gratificare di quello che ci viene giorno per giorno. E quindi godiamocela veramente fino alla fine. Giustamente, fino alla fine, in fondo proprio, fino all'ultimo giorno. Grazie Ciro. Grazie a te, ciao. Ciao. Angelo è un grande comunque, dicono, mi impegno. Quindi vi conoscete? Sì. Ebbene, la musica sì, certo. Quindi loro si conoscono, ma io non conoscevo lui, però conoscevo lui. Un macello, questa è la Festa della Vita di Ennio Drovandi, quindi qui stasera ci si diverte davvero. Con gli occhiali da sole VIP, non l'ho riconosciuto. Ah, però adesso l'hai riconosciuto. Dalla campagna, il manager. Musicale. Quindi ce l'abbiamo fatta, la carrambata l'abbiamo fatta. A dopo, ciao. La Festa della Vita ormai è diventata un cult, ma non è la mia festa. Io sono semplicemente il testimonial, ormai un piacere anche, che mette a disposizione ogni anno, e ogni anno dico che non la voglio più fare perché è stancante organizzarla tutta. Però poi arriva gennaio e cominciano ad arrivare gli sms, le telefonate che già mi chiedono, ma quando rifai la festa quest'anno, Elio? Allora arriva alla fine e poi decido che deve succedere un'altra volta quello che secondo me è un bellissimo miracolo, perché partire di casa la sera, andare in un posto e trovare il parcheggio, vestirsi eleganti, perché è giusto mangiare la vita in un mondo elegante, e venire qua, a questo punto mi fa sempre pensare che la festa della vita è la festa di tutti, quindi io sono semplicemente quello che l'organizza,
ci mette la faccia, l'ha inventata nel 1990, nel 99 è successo quello che è successo, quindi io da allora la riflessione che facevo anche prima è che sono 28 anni che io ho fatto il ladro, sono 28 anni che sono un ladro perché ho rubato 28 anni ad una vita che non doveva esserci. E quindi, come ogni buon Arsenio Lupin, me la godo. E quindi ho cambiato anche molto della mia visione della vita. Mi conosce meglio, lo sa perfettamente.